Presidente, come sta innanzitutto? Bene, grazie. Ieri è stato allo stadio, che impressione le ha fatto? Partiamo dal calcio giocato, che insomma mi sembra la cosa più importante in questo momento, considerato il primato. Che impressione le ha fatto la Salernitana? Questa Salernitana in questo particolare momento storico che sta vivendo il paese e anche il calcio in particolare? Ma è stata una partita difficile contro una squadra che sicuramente non merita la posizione in classifica che sta attualmente occupando. Ho visto una Salernitana molto volitiva, molto concentrata, non è stata bellissima, però alla bellezza preferisco i punti, quindi è andata bene così. Direttore, allora parto da Peppe Iannicelli, così Tommaso lo lasciamo come il dulcis in fondo. Peppe. Una cosa, Mezzaruma. Magari come l'amaro Luca. Dovendo dare un giudizio, una scala da 0 a 10, quanto siete soddisfatti del lavoro finora fatto dalla società e della squadra in questa stagione? Ma fino a questo momento, al di là della posizione in classifica, esatto, che lascia il tempo che trova, perché siamo assolutamente all'inizio del campionato, però io vedo l'atteggiamento della squadra, la concentrazione, la voglia di lavorare, la voglia di non mollare mai, e questi sono aspetti sicuramente positivi. Poi si può naturalmente sempre migliorare in termini di gioco, in termini di tenuta atletica, però io personalmente fino a questo momento mi ritengo molto soddisfatto, ripeto, al di là della classifica. Un 8? Ma i voti lasciano il tempo che trovano, guardi. Una cosa volevo chiedere invece sul fatto ambientale, perché è questo il tema, poi Tommaso interverrà. Io sinceramente, abbiamo avuto anche poc'anzi un confronto con un autorevole commentatore di Cose Granate. Io ritengo sconcertante l'ostilità, e uso la parola ostilità anche un po' forzatamente, che c'è nei riguardi della proprietà e della società rispetto a un progetto tecnico che comunque l'anno scorso ha portato a sfiorare la B e la Serie A, e quest'anno comunque vede la Salernitana primatista. Lei che pensa di queste polemiche, di questo malessere, di questa ostilità che secondo me va al di fuori di ogni valutazione logica? Guardi, io non penso niente, noi pensiamo a lavorare, a cercare di fare il meglio possibile, poi ognuno è libero assolutamente di fare quello che ritiene più opportuno. Personalmente non mi faccio distrarre da questo chiacchiericcio di fondo e, ripeto, cerco di fare il mio massimo, e stiamo cercando tutti di farlo, di lavorare per il meglio, e poi vedremo dove arriveremo a fine stagione. Sì, Presidente, le volevo chiedere, visto che è la prima volta quest'anno che c'è la possibilità di parlare con un dirigente dei piani alti della società, la domanda è molto semplice: qual è il programma della società Granata per questa stagione? Cioè, qual è l'obiettivo che si pone la società con l'allestimento di questa squadra, molto buona per la verità, per questa stagione? Di cercare di fare bene, guardi direttore, io obiettivi in vita mia non me ne pongo, perché poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come si suol dire. So che la diplomazia non le fa difetto, però voglio dire... Questa è la mia risposta, mi dispiace, se non la soddisfa mi dispiace. Siamo diplomatici. Presidente? C'è? Forse è caduto. Ci sono. Ah, non la sentivo più. Le faccio una domanda sul tecnico, perché insomma anche quando è arrivato Castori, insomma l'ambiente è stato rumoroso sulla scelta di questo allenatore. Quello che le chiedo è se si aspettava un avvio così scoppiettante della squadra. È una squadra che, come diceva lei ieri, non ha giocato benissimo, però è una squadra determinata, è una squadra volitiva, è una squadra che sembra sappia chiaramente quello che vuole. È una squadra che non si pone limiti sotto questo aspetto. Ma guardi, io ripeto, queste... quando sento parlare di porsi o meno limiti, di programmi e quant'altro, per carità, va tutto bene, però poi c'è il campo, ci sono le variabili che non dipendono sicuramente da noi, non tutto è controllato direttamente da professionisti.
diversi, quindi i fattori sono molti. Questa è una squadra che rispecchia il proprio allenatore, cioè una squadra molto pragmatica, molto, come posso dire, poche parole, poche fronzoli e molti fatti, quindi personalmente mi ritengo soddisfatto. Un'altra cosa, è un momento storico particolare per il calcio, è chiaro che ovviamente anche il mondo del pallone è influenzato dal Covid, quanto pesa alla Salernitana a giocare in uno stadio vuoto? O paradossalmente questa è una squadra che pensa solo al campo, pensa solo a lavorare e a questo punto bravo al tecnico e bravo alla società perché è riuscito a concentrare l'attenzione del gruppo solo sul dato tecnico, sul fatto tecnico? Ma sai, questa è una situazione che è comune a tutte le squadre, è un anno, una stagione che poi è dura già dalla scorsa, assolutamente fuori da qualsiasi schema, qualsiasi parametro. Stiamo vivendo una situazione assolutamente incognita e ripeto, è una situazione che però accomuna tutte le squadre, quindi ritengo che ci sia in questo momento anche una sorta di abitudine a giocare in determinati contesti che sicuramente non piacciono a nessuno, perché giocare in uno stadio vuoto sicuramente non è il massimo per nessuno, però tant'è, la situazione è questa, bisogna prenderne atto sperando che finisca il prima possibile. E state pensando, sono ancora Iannicelli, anche a gennaio, perché la squadra, ripeto, diceva anche bene il direttore, ma credo che anche voi ve ne siate resi conto, è già una squadra di altissimo livello, secondo me competitiva sicuramente per i playoff, ma forse con qualche ritocco giusto potrebbe diventare davvero una squadra vincente, addirittura al termine della regular season. Nel caso sarete pronti, voglio dire, perché questo significherebbe insomma puntare alla Serie A, noi, il nostro tentativo, neanche troppo subdolo, è di farle dire che puntate decisamente alla Serie A. Tentativo che va vuoto, mi dispiace, perché io ripeto, con dichiarazioni ne posso fare quante ne volete, poi però è il campo che decide, quindi non mi sentirete mai fare promesse a vuoto. Io quello che posso promettere è il massimo impegno da parte mia, da parte della società, da parte di tutti quanti, anche in termini, come dire, di eventuale ulteriore miglioramento di una rosa che già a mio avviso è altamente competitiva, però più di questo non vado, non è nelle mie, come dire, nelle mie corde fare programmi o quant'altro. Beh, quindi ha confessato, perché se è una squadra che è prima, presidente, poi si è pronti a migliorarla, significa che si vuole farla restare prima. E il che significa... Io penso che sia proprio dell'essere umano cercare di migliorarsi sempre, perché chi si ferma poi un è pochino perduto. Muore, no? Certo. Diciamo che l'abbiamo quasi strappato, insomma. Io non comprendo questa democrazia, però rispetto il pensiero del Presidente. Però io le volevo chiedere un'altra cosa, Presidente. Lei che è stata, diciamo, della società, sempre la parte più dialogante con la città e con i tifosi, declassare a chiacchiericcio questo malessere che oggettivamente c'è, adesso ha torto, ha ragione, questo poi lo si vedrà, non crede che sia un errore? Cioè, non sarebbe giusto capire perché e cercare di risolverlo, perché come dice lei, tutti avanti, tutti insieme, credo che sia un obiettivo importante che deve coinvolgere tutti e credo che vada coinvolta anche la città, anche magari quella parte di tifosi che in questo momento, diciamo, da un po' di mesi a questa parte, come diceva il tifoso prima, hanno un velo davanti agli occhi. Ripeto, ognuno è libero di fare quello che gli viene più opportuno, il mio dovere è cercare di lavorare al meglio possibile. Presidente, però una cosa gliela devo strappare, se dovesse dire in questo momento qualcosa ai tifosi della Salernitana, che cosa gli direbbe? Poi la lasciamo. Ma quello che ho sempre detto, che dico da quando siamo arrivati a Salerno, non devono essere tifosi di Mezza Roma, di Lotito, di Fabiani, di Pinco, di Pallino, devono essere tifosi della Salernitana. Io ricordo quando andavo allo stadio all'epoca a vedere la squadra della mia città, di cui ero tifoso, a malapena sapevo chi fosse il presidente. Quindi poche chiacchiere e molti fatti, in buona sostanza.
È quello che proviamo a fare, poi alcune volte riesce, altre meno, però io penso sia l'unica ricetta che possa dare qualche frutto. Presidente, io la ringrazio per la consueta disponibilità, speriamo al più presto di vedere una Rechi colorato di granata, vorrà dire questo brutto momento sarà passato a 360 gradi, non entriamo nello specifico. Grazie, grazie di essere intervenuto. Buonasera e buonasera. Grazie, grazie.